Antonio Bonamini, siamo in compagnia del titolare Giancarlo Bonamini, che ci racconta dei 50 anni di storia e di tradizione di questa azienda. 50 anni di attività di frantoiani, principalmente rivolta all'attività di frangitura conto terzi per gli agricoltori della zona fino ai primi anni 90, anno in cui abbiamo deciso di cominciare ad imbottigliare con un nostro marchio, di proporci sul mercato e francamente ad oggi siamo molto soddisfatti dei riconoscimenti ottenuti soprattutto dal nostro DOP Veneto Valpolicella. E per la prossima campagna, proprio a celebrazione di questi 50 anni, faremo un prodotto monocultivar, un prodotto speciale in edizione limitata. Attualmente l'azienda quale numero di bottiglie prodotte raggiunge e in quali paesi esporta? Attualmente noi produciamo 5 oli diversi per un totale di 220.000 bottiglie, il 40% esportato e il 60% in Italia, un mercato nel quale ancora noi crediamo molto. Un altro fiore all'occhiello dell'azienda è il Museo dell'Olio Bonamini. Sì, perché produrre olio è una piccola parte dell'attività. L'olio poi bisogna comunicarlo, bisogna insegnarlo, bisogna imparare a consumarlo e ad abbinarlo, ad accostarlo ai cibi. Pertanto ne abbiamo nel nostro punto vendita adiacente un piccolo museo che un po' spiega la storia della produzione dell'olio. Affascina decisamente il consumatore perché è un prodotto di grande tradizione ma molto moderno.